Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati dal vostro Valex Rossi. Aspettate che mi sto forse la patata, aspettate la borsa dell'acqua calda. E nel frattempo che faccio la borsa dell'acqua calda, ragazzi, faccio vedere che è l'1:55, parliamo del post partita tra Roma e Torino, finita per 2-0 per il Torino. Allora ragazzi, in questo video io potrei spaccare tutto. Allora metterò questo video tipo adesso, mentre farò la borsa e l'acqua calda, ma non l'acqua calda per rilassarmi, perché fa freddo, vabbè, tutte queste cose qua. Ma devo dire una cosa al signor Di Bello che stasera ha arbitrato Roma-Torino. Io metterò questo video non vietato ai minori. Vediamo un attimino, scriverò video non per i minori. Se poi guardano i ragazzini i miei video, ragazzi, io vi chiedo scusa. Io sinceramente mi sono rotto il cazzo di questi arbitri incompetenti del cazzo che vengono aiutati, vengono spinti. Che hanno le raccomandazioni e non fanno, non studiano, non fanno la gavetta dalla serie D fino alla serie A, perché se lo devono meritare ad andare in serie A, non che arrivano così di punto in bianco perché sei figlio di quello, perché sei così, perché sei della sezione di Bari, perché sei la sezione di Milano, perché sei la sezione di Foggia, di qua e di là, dove cazzo siete voi. Arrivati in Serie A ad arbitrare partite importanti, perché Roma-Torino è una partita importante per la Roma, ma anche per il Torino. E tu che fai? Hai arbitrato di merda? A parte che se io, giocatore da Roma, vengo e ti chiedo perché hai fatto questo, questo e questo, tu prendi cartellino giallo. Uno ti viene cartellino giallo. A parte che il rigore c'era, giusto darlo perché secondo me è giusto, io sono onesto, ma tu, grandissimo figlio di buona mamma, grandissimo figlio di buona mamma, dai prima il rosso a Izzo, che oggi mi sta letteralmente sul cazzo, che ha presa di mano, perché tu hai detto il rigore per farlo di mano, carissimo. E l'espulsione prima, Izzo, perché non la dai? Poi c'è, ma in Italia sapete solo appellarvi all'arbitro. Ma voi romanisti piangete troppo, siete sempre a piagne, ci avete rotto il cazzo. Quest'anno, anzi l'anno scorso, perché diciamo quest'anno calcistico, ci state andando contro in una maniera che manco avessimo vinto chissà quanto. Porca miseria, porca miseria, mi avete veramente rotto il cazzo, cari arbitri di merda. Perché non è che mi posso stare a dire la Roma ha fatto schifo, Dzeko va a fanbrodo o quello. Oggi la Roma ha giocato pure bene, raga, pure bene. Se siamo magnati l'ira di Dio, che quel Kalinic, caro Gianluca Petrachi, te voglio bene, ma mandano a fanculo. Oggi abbiamo trovato un super Sirico in forma e un super Belotti. Oggi un super Belotti. E non riuscivamo a segnare. Poi, a parte che mi dovete spiegare se da 2 minuti di recupero, senza che il gioco sia fermato, perché si continua ad andare ad oltranza. Ma va bene, qui tanto ormai danno 2 minuti di recupero e fanno come cazzo vogliono loro l'arbitro. Poi il VAR mi dovete spiegare come cazzo funziona. Cioè, voi ragazzi, voi iscritti miei, tutti gli iscritti, scrivete il VAR a che cazzo serve? Cioè, serve perché vai a vedere se è rigore per farlo di mano. E quando c'è stato il fallo di mano, che lì è dato la punizione, perché se dai la punizione per un fallo di mano, dai anche il cartellino giallo. Perché la regola di quest'anno è che Sapico con la mano o è fallo, o è fallo, o è rigore, diciamo, dipende se sta nell'area di rigore. Quindi tu dai il cartellino giallo e lo vai a rivedere se sei in dubbio, perché se hai fischiato, cioè se hai fischiato vuol dire che c'è stato il fallo di mano. Perché non fischi, porco Giuda?
Te lasciamo questo. Poi ogni volta, poi Florenzi ti è venuto a chiedere spiegazioni e tu che hai fatto, carissimo? Che hai fatto, carissimo? Ammonito perché ti stavano sul cazzo. Oh, hai ammonito pure Fonseca, non l'ho capito il perché, ma ancora tuttora sto cercando di capire il motivo per cui tu hai ammonito pure Fonseca, ma tralasciando questo. Comunque, caro signor arbitro, oggi mi è letteralmente rotto il cazzo. Mo metterò sfogo notturno. Sfogo come cazzo volete chiamarlo, ma raga, mi sono rotto il cazzo. La Roma non sta giocando neanche tanto male. La Roma merita di stare al quarto o terzo posto per il gioco che sta dimostrando Fonseca. Serve un altro giocatore al posto di Dzeko, al posto di Dzeko, nel senso comunque che li faccia da concorrenza, e serve il suo sostituto che manca da tanto tempo, raga. Parliamoci francamente, abbiamo avuto Schick e Kalinic che non sono sostituti degni di Dzeko, veramente. Ragazzi, non prendiamoci per il culo. Purtroppo oggi è andata così. Se la partita sarebbe durata 220 minuti, non segniamo perché abbiamo trovato un super Sirigu, un super Belotti e oggi è stato anche un super Paolo Lopez che ha fatto delle parate molto decisive. Quindi questo, ragazzi, non ho nulla da dire ai miei ragazzi. Li ringrazio di tutto quello che stanno facendo. Perché con giocare contro gli che poi dice mi appella agli arbitri, ragazzi. Ma io tra Crotone e tra Roma ho visto degli arbitraggi di merda. Raga, io come cioè dite perché non fai video? Perché sinceramente mi sono rotto il cazzo, stavamo rischiando di uscire in Europa League. Per colpa di quel pezzo di merda di arbitro all'andata con Roma Mönchengladbach che ha dato il fallo. Il fallo di mano che non c'era. Si inventano tutte le cose contro di noi e poi giustamente andiamo a vedere la Lazio che gli stanno dando 892 milioni di rigori. Gioca bene la Lazio, non lo metto in dubbio, ragazzi, perché non lo metto in dubbio che la Lazio gioca bene, però recuperi ad oltranza e non ne ho mai parlato. Danno i rigori alla Lazio che quello di ieri, così e così. Però sinceramente a me, io ripeto, se la Lazio sta terza, merita di star terza perché comunque gioca bene, ce cioè, lo ammetto, io gioca bene, però vabbè, c'è chi danno e c'è chi no. A noi quest'anno stiamo sul cazzo, e con l'Udine si hanno rotto i coglioni con l'espulsione di Fazio, e con il Bologna hanno rotto il cazzo, e con noi stanno rompendo sempre il cazzo, e dai, su, che poi gli dici che uno perché fai video dove si incazza, bestemmia e sputa merda, cioè perché sinceramente vedere certe partite arbitrate di merda ti fa girare letteralmente tutto, ecco. Lasciando qua, poi arriverà quel giorno che daranno qualcosa a favore da Roma e tutti cominceranno a dire hanno dato un rigore pari, oh ma vediamo i romanisti se si lamentano su 40 volte, una che magari ci daranno a favore, una che ci daranno a favore, poi romperanno il cazzo. Vabbè ragazzi, ho detto questo video sfogo notturno se... No, sono le 2:03 e delle 2 le metterò adesso il video. Non farà nulla di visualizzazioni, ma spero che ve lo condividiate il più possibile nei gruppi romanisti dove volete voi, ragazzi. Saliamo di iscritti. E veramente, ragazzi, io so che dire. Peggiore l'arbitro, migliori Sirigu. Cioè, io dico migliore della partita. Sirigu, Belotti, Paolo Lopez. Niente. Speriamo che con la Juventus almeno. Ma vabbè. Devo sperare che la Roma vince con la Juve. Poi la Lazio se vince con Napoli va al secondo posto. Cioè, ma ragazzi, lasciamo stare. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video. Sfogo notturno. E ciao ragazzi, ora faccio a borsa d'acqua calda. Me ne vado a letto. Vi ringrazio infinitivamente di cuore per tutto il supporto che mi state dando. Vi auguro ancora buon anno, ragazzi, buone feste, buona Epifania. Mangiate, bevete, godetevi questi ultimi giorni di festa da Befana. E poi niente, ragazzi, poi se becchiamo il prossimo video uscirà il mercato che farei da Roma, ma più che altro il mercato che farei da Roma io pierei un sostituto di Dzeko. Spero che, perché pure oggi ho visto Kalinic fa certe cose che, figlio mio, cioè io non so come ti vogliono dare la seconda chance, ma vabbè, ciao ragazzi.